Salve a tutte. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare tutte le persone che si sono iscritte al mio canale in questi giorni e speriamo che altre se ne iscriveranno. Allora, innanzitutto volevo farvi vedere degli esperimenti che ho fatto con la resina Sintafoam, io la chiamo trasparentissima, però si chiama Invisible, che ho comprato dal sito Le Bimby. Allora, era da molto che non usavo quella resina perché generalmente io uso la Sintafoam, quella color avorio che asciuga in un quarto d'ora. Allora, questi sono gli esperimenti. Allora, vengono da uno stampo in silicone per cioccolatini. Sì, infatti vi faccio vedere solo questi. Dentro ci sono glitter, pezzetti di Angelina Film, smalti e pigmenti. Questo è sul verde, questo è sul color lampone, e questo è sul nero. Allora, suppongo che la temperatura della mia casa sia abbastanza terribile per la resina, perché nonostante questi io li abbia fatti il lunedì e no, lunedì, sabato pomeriggio, ancora sono, sembrano delle gelatine gommose, le caramelle quelle che si comprano, e anche le altre sono, che ho fatto domenica, sono morbide, per cui penso che io abbia proprio un problema di temperature. Comunque, tolti questi, avendo comprato l'Angelina Films e dei cabochon di vetro da 25 mm, ho voluto fare una prova, attaccare l'Angelina Film sui cabochon e il risultato mi piace molto. Allora, li ho attaccati con molta Azulit, devo essere sincera, ne ho messa molta. Infatti, queste bolle che vedete è ovviamente la colla in eccesso che ha creato questo effetto acqua, diciamo, che a me piace tantissimo, perché pare effettivamente che siano bagnati. Adesso cerco di sommare, ecco, tutte queste bolle. Allora, ovviamente qui c'è lo sfondo bianco perché altrimenti sono piuttosto trasparenti, con i riflessi dell'Angelina Film ovviamente. E questi qui io sicuramente li userò al soutache applicandoli sopra il feltro, ok? Ecco qui, questo era quello che volevo farvi vedere. E comunque, detto ciò, adesso passiamo al tutorial per l'incastonatura. Allora, per fare questa incastonatura abbiamo bisogno di un Rivoli da 14. Io uso questo in resina, una catena strass da 3 mm e avremo bisogno di 8 componenti. Faccio vedere se metto a fuoco. Vabbè, ce la faremo. Comunque di 8 componenti che si possono tagliare tranquillamente con una tronchesina. E delle 11.0 e ago e filo. Ora vi faccio vedere come faccio. Prendo la mia tronchesina e tolgo appunto gli strass e me ne servono 8. Senza che ve li faccio vedere tutti, insomma, 8 elementi. Ok, ago e filo. Io uso il nylon, questo qui, che compro da Decathlon. Allora, innanzitutto andiamo ad infilare gli 8 elementi alternati con 8, 11, 0. Ovviamente andremo ad infilare l'ago. Io ve lo vorrei far vedere. Provo a cambiare la luce.
in questa fessura, che è quella dove generalmente passa la linguetta della catena Strass. Così. Per cui 8 elementi alternati a 8, 11, 0. Capisco perché non metto a fuoco. Allora, abbiamo qua la nostra infilata degli 8 elementi con le 8, 11, 0. Allora, adesso praticamente come fossero delle semplici perline andiamo a chiudere a cerchio. Per cui andiamo a rinfilare dentro tutte le perline. Ecco qui. Ne manca una. Ok. Facciamo 2 nodini. Stringiamo molto bene. Ok. Taglio un po' di filo in eccesso, tutto. Adesso non vi preoccupate se prenderanno questa posizione gli strass. Poi si andranno a sistemare ovviamente in questa maniera. Adesso, uscendo da 1 a 11, 0, andremo a fare degli archetti da 5, 11, 0 sopra gli elementi della catena Strass, come un netted normale. Quattro e cinque. Mi vado ad infilare così. Bisogna fare questi archetti per tutto il giro. Allora, ecco qua, abbiamo fatto i nostri archetti e come vedete già la catena comincia un pochino a sistemarsi da sola. Ora come in tutte le incastonature netted entriamo nella perlina centrale dell'archetto, in questo caso la terza, e andremo a mettere una 11 0 tra tutti gli archetti entrando sempre nella terza. Lo facciamo insieme perché tanto è abbastanza semplice. Lasciamo lento il lavoro all'inizio in maniera tale che dopo possiamo inserire il nostro componente rivoli. Ho saltato.
Salta un archetto. Così per tutto il giro. Tra parentesi, ne approfitto per scusarmi con le persone che mi hanno chiesto il tutorial dell'incastonatura 25, quella per il componente rettangolare. Il problema è che quegli orecchini li ho regalati, non mi ero segnata lo schema. Mi sono fatta mandare una foto, ma non riesco a tirar fuori questa incastonatura benedetta, non mi ricordo assolutamente come l'avevo fatta. Con un po' di pazienza proverò a rifarla. Allora, abbiamo fatto il nostro ultimo giro, prendiamo il Rivoli e andiamo a stringere bene, 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 ripassando dentro questo ultimo giro 2 o 3 volte fino a che non sentiamo che il lavoro si irrigidisce. Ok. Scivola tutto. Ma è tutto normale, eh? Non vi preoccupate. Giro di solo filo, di volte tirando il filo. Pezzettino. Che può bastare. Questa qui è come si presenta l'incastonatura, che io trovo veramente deliziosa, perché mi ricorda quegli anellini che hanno, credo, tutte le nostre mamme, le nostre nonne, che è tipo lo zaffiro con i brillantini, lo smeraldo con i brillantini, a prescindere da che siano pietre vere oppure no. Comunque, andando avanti con il nostro lavoro, allora, adesso dobbiamo portarci ad uscire da una di queste due rocaille, questa è qui, per cui con il mio ago faccio tutto il percorso obbligato. Sto uscendo da questa rocaille, poi metterò sul mio ago 3 rocaille 11.0 e da sopra a sotto mi andrò a infilare nella rocaille successiva e tiro. Salirò da sotto a sopra su questa e metterò altre 3 rocaille sopra questo componente, per cui mi andrò a finire da sopra a sotto su questa rocaille. Salirò su questa, altre 3 rocaille, e vado a scendere in questa. Salgo questa, 3 rocaille, e scendo e via così per tutto il giro. Allora, perché faccio questo? Perché queste rocaille qui comunque danno una certa stabilità a queste perline, chiamiamole perline, in maniera tale che non abbiano troppo movimento. Io sto cercando di mettere a fuoco, ok? Quando andremo poi a stringere, li faranno come da parapetto, diciamo.
Inoltre, questo qui ovviamente è un tutorial soltanto per l'incastonatura, ma nel momento in cui noi ci siamo creati il nostro giro di lavorazione, possiamo andare a fare lo sviluppo di un progetto. Ad esempio, tra questi archetti, dalla rocaille centrale, tra un archetto e l'altro, possiamo andare a inserire una super duo, un cipollotto piccolo, altre tre rocaille per fare altri picot. Insomma, possiamo veramente sviluppare qualsiasi tipo di progetto a peyote o anche altre tecniche. Comunque, questo è la nostra incastonatura, che trovo veramente carina perché rifinisce e ha anche un po' quel gusto retro. Se il tutorial vi è piaciuto, fatemelo sapere. Se fate progetti con questa incastonatura, fateci vedere le vostre creazioni, che io sono contenta. Io intanto continuo e poi probabilmente fra qualche giorno farò un video creazioni, anche se adesso ho poco di finito. Comunque, adesso vi saluto. Alla prossima. Ciao ciao.